Adesso parliamo della notte bianca interamente dedicata alla cultura in tutta Europa. In Italia circa 300 i musei aperti dalle 20 alle 24 ad ingresso gratuito e pensate che solo a Roma sono stati visitati da 270.000 persone. Maria Rosaria Gianni. Intere famiglie, pensionati, nonni e nipotini e tanti, tanti giovani per una notte di cultura, una full immersion nei musei di tutta Europa, finalmente aperti di notte gratuiti. Un sabato sera da ricordare, non importa se arte classica o contemporanea, piace tutto, dagli Uffizi ai musei romani, passando per Bilbao, Barcellona o il countdown del Politecnico di Mosca e i Mimi di San Pietroburgo. A Torino neanche la pioggia ferma chi vuole vedere e soprattutto sapere. Una sera al mese avere i musei aperti sarebbe eccezionale. Per favorire il turismo e la visita di queste bellezze che abbiamo in Italia. Solo a Roma quasi 300.000 presenze per assaporare dalle foto di Salgado alla Rapacis e poi i cubisti, Machiavelli e i dipinti della Passalacqua al Vittoriano, la suggestione dei mercati di Traiano, per Tiziano alle scuderie una fila lunga dal Quirinale a Piazza Venezia e poi i concerti al Palexpo, quello più seguito fra Helmut Newton e l'arte americana. Dovrebbero ripetersi più notte dei musei. Abbiamo la possibilità di vedere delle cose che altrimenti avrebbero un costo, non tutti se lo possono permettere, soprattutto magari una famiglia. Anche il fatto di coniugare più tipi di arte, no? Cioè sia diciamo, il concerto, quindi musica, e arti figurative. Un contatto con la città molto più vero, più partecipato. Cinema e musica oggi.